La ragazza che avete appena visto si chiama Lil Miquela, è seguita su Instagram da quasi 3 milioni di utenti. È quella che potremmo definire oggi un influencer, ma Lil Miquela ha una particolarità, non è reale. Infatti è un robot creato dall'intelligenza artificiale. E abbiamo scelto questa introduzione per dirvi che l'intelligenza artificiale ormai ha preso il via nella nostra vita, è entrata completamente a far parte della nostra vita e della nostra quotidianità. E proprio quello che vogliamo fare oggi in questo talk è raccontarvi le meraviglie e le nuove sfide dell'intelligenza artificiale, mettendone in luce i limiti e le potenzialità. Bentornati a Talk Mag. In questo ultimo nostro incontro, come abbiamo detto in apertura, parliamo di intelligenza artificiale. E forse uno degli esempi più importanti, più attuali di intelligenza artificiale è ChatGPT, una delle intelligenze artificiali più discussa degli ultimi giorni, perché c'è stato un breve stop in Italia imposto dal garante della privacy. Ma ora ChatGPT è ancora in funzione nel nostro paese. Noi vogliamo partire proprio da qui e siamo in collegamento in questo momento dalla redazione con il nostro Christian Valla, che farà una domanda molto pratica a ChatGPT. Infatti gli chiederà di creare un talk show sull'intelligenza artificiale. Christian, ti lascio la parola. Sì, Bianca, proprio così, siamo qui dalla redazione per sperimentare concretamente come funziona ChatGPT. Andremo a chiedere all'intelligenza artificiale proprio come si costruisce un talk su questo tema, quindi sull'intelligenza artificiale. Abbiamo qua ChatGPT aperta, andiamo a chiedere questa domanda, vediamo cosa ci risponde, rimaniamo generici, non diamo troppe indicazioni. Ecco, vedo che sta elaborando la risposta, allora a breve nel prossimo collegamento poi vi daremo dettagli su cosa ci ha detto ChatGPT. Grazie Christian, e mentre il sistema elabora la risposta noi andiamo avanti con il nostro programma. I campi di applicazione e le funzioni che può svolgere l'intelligenza artificiale sono molteplici, ma noi partiamo da una data, la data d'inizio dello sviluppo dell'intelligenza artificiale, il 1950. Proprio nel 1950 gli studenti di Harvard hanno creato la prima rete neurale artificiale, quindi potremmo dire che sia una sorta di antenata dell'intelligenza artificiale. Noi con il nostro viaggio di oggi vogliamo paragonare l'intelligenza artificiale al nostro cervello, il nostro cervello che ha due emisferi, uno destro e uno sinistro, e partiamo proprio dall'emisfero sinistro, quello che regola le attività logico-razionali. Abbiamo qui con noi in studio Patrizia Catellani, che è direttrice del centro PsyLab e professoressa di psicologia dell'Università Cattolica di Milano. Benvenuta professoressa. E la prima domanda che le facciamo è appunto se l'intelligenza artificiale è effettivamente simile o no al nostro cervello. No, non lo è, nel senso che agli albori degli studi proprio sull'intelligenza artificiale si cercava di elaborare gli algoritmi sulla base di una sorta di imitazione del cervello umano. Più avanti questa strategia è stata abbandonata e abbiamo visto negli ultimi anni il balzo in avanti che hanno fatto questi studi, offrendoci grandissime possibilità di analizzare dati e di fare delle previsioni. Quello che conta quindi non è tanto che assomiglia al cervello umano, ma che possa supportare gli umani, ed è anche per questo che per esempio nel nostro gruppo di ricerca di psicologia sociale abbiamo cominciato a collaborare con esperti di intelligenza artificiale, in particolare con l'Università di Pavia,
proprio per studiare dei temi di rilevanza che possano essere utili per il benessere, la salute e la sostenibilità delle persone. In particolare che cosa? In particolare come attraverso la comunicazione è possibile supportare il cambiamento dei comportamenti delle persone verso appunto comportamenti che magari le persone desiderano mettere in atto, per esempio fare più attività fisica, alimentarsi meglio, risparmiare meglio, ma spesso non riescono a farlo. Bene, cosa, in che modo quella che noi chiamiamo la strana coppia, psicologia sociale e intelligenza artificiale, possono collaborare? La psicologia sociale è in grado di studiare quali sono i fattori psicologici, emotivi, emozionali che sono alla base del cambiamento. Ad esempio, se io vado a correre al parco, perché vado a correre al parco? Perché voglio essere più bella? Perché sono preoccupata per la mia salute? O perché semplicemente imito quelli della mia età che fanno questo? Mm-hmm. Quindi capire questo. E poi capire qual è il modo migliore di parlare con le persone a seconda di come sono fatte. Per esempio, se io ho appena iniziato ad andare a correre al parco, forse è meglio usare dei messaggi che mi aiutino a cambiare questa abitudine, che non mi spaventino, molto leggeri. Se invece sono uno già molto ferrato, è meglio usare dei messaggi più sfidanti, diciamo così, no? Certo, e quindi certo. Un certo, ecco. Certo. Esatto, che cosa fa? Certo. No, perché dobbiamo dire cosa fa l'intelligenza artificiale. Certo. In cosa ci aiuta? Ci potenzia. Potenzia la capacità di analizzare questi profili, potenzia la capacità di mettere in relazione i profili con i messaggi. Sì. Abbiamo qui un modello, mi sembra, di esempio, no? Di quello che facciamo. Che facciamo okay, che vedere. Se la regia può far andare il modello, poi possiamo proseguire. Sì, perché sostanzialmente qual è l'idea? L'idea è che tutti i fattori psicologici di cui abbiamo parlato, che qui nella colonna, nell'immagine vedete nella colonna a sinistra le varie caratteristiche delle persone, l'età, il genere, ma anche caratteristiche psicologiche, interagiscono con i messaggi che vedete in grigio in alto. Poi questi determinano delle risposte delle persone che reagiscono ai messaggi e questo a sua volta può generare o meno un cambiamento. Come vedete è un processo abbastanza complicato perché le possibilità sono moltissime. Sì. Ma cosa accade? Accade che un processo così complesso si può tradurre in un algoritmo che possiamo trasmettere a un conversatore automatico. Abbiamo credo l'esempio di uno di questi chatbot. Perché? Perché il conversatore automatico, ed è la seconda slide che abbiamo, consente di inviare i messaggi giusti alla persona in funzione delle sue caratteristiche, magari nel momento giusto della giornata, magari di cambiare i messaggi a seconda dello stadio in cui la persona si trova e quindi sostanzialmente arriva a fare quella che a noi amiamo chiamare una sorta di comunicazione felice, cioè una comunicazione in sintonia con quelli che sono i bisogni e le risorse delle persone. Grazie, grazie professoressa, seppur avete visto l'esempio anche piuttosto complicato a un primo occhio, sicuramente aiuta a migliorare la nostra vita. E l'intelligenza artificiale è comunque un campo di investimento molto attivo, si sta sviluppando una sorta di sfida ancora geopolitica tra Cina e Stati Uniti, mentre l'Europa rimane decisamente indietro. Guardiamo qualche dato e qualche dato assieme. Come vedete alle grafiche, nel 2022 Microsoft ha investito nell'intelligenza artificiale 11 miliardi di dollari, mentre la rivale Google solamente 300 milioni di dollari. Mentre per quanto riguarda l'istruzione, negli anni 2022-2024 aumenteranno i corsi di intelligenza artificiale e anche le borse per i dottorati di ricerca. Sono dati che non riguardano solamente l'istruzione ma anche il mondo del lavoro, perché 6 imprese italiane su 10, quindi il 61%, hanno già avviato almeno un progetto di intelligenza artificiale. Questo per dire quanto anche nel futuro verremo a contatto con queste nuove forme di tecnologia. Ritorniamo a una data però, il 1955, perché è quando l'informatico statunitense John McCarthy coniò il termine intelligenza artificiale per descrivere una scienza di fare macchine intelligenti, delle macchine quindi che ci aiuterebbero, come dicevamo poco fa, nella vita quotidiana, ci aiuterebbero dal lavoro al tempo libero, ma fino anche ad arrivare alla medicina, quindi a curarci, insomma delle macchine che dovrebbero funzionare veramente come il nostro cervello. Noi partiamo però proprio dalla medicina, perché l'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano ha avviato un progetto con il Politecnico di Milano che si chiama I3 Lung. L'obiettivo è quello di utilizzare l'intelligenza artificiale
per i dati dei pazienti affetti da tumore al polmone e personalizzare la loro cura. Sara Fisichella e Riccardo Piccolo sono andati per noi a vedere di cosa si tratta. 5 anni, dal 2022 al 2027, 10 milioni di euro messi a disposizione dall'Unione Europea, 2.200 pazienti e 6 centri clinici coinvolti tra Europa, Stati Uniti e Israele. Il progetto ITRELANG punta a creare uno strumento decisionale all'avanguardia per aiutare medici e pazienti affetti da tumore al polmone nella scelta della migliore terapia. Ormai la quantità di informazioni che il medico raccoglie attorno al singolo paziente sono tantissime, quindi la quantità di dati raccolti attorno che raccontano di questo tumore sono tantissimi. Le possibilità terapeutiche sono molteplici. Capire dai dati di quel paziente qual è la possibilità terapeutica è la grande sfida del medico oncologo. Per quanto i dati sul singolo paziente siano tantissimi, l'intelligenza artificiale trova il suo potere, la sua capacità dal numero di pazienti. E quindi il fatto di mettere insieme tanti centri clinici con anche esperienze cliniche, ovviamente lievemente diverse, rende molto più robusta la possibilità del motore di intelligenza artificiale di apprendere e di assistere la scelta terapeutica. Questa è l'idea di ITRELANG. La cura del dato è la sfida in capo ai centri clinici, quindi ai medici, per un lavoro dell'intelligenza artificiale affidabile in ambito medico. È una sfida importantissima. Ci sono dei metodi per cui, dopo che la rete neurale o il sistema di machine learning ha appreso e quindi è diventato capace di darti la predizione, tu lo prendi e lo apri, si dice unblackboxing, no? Si apre la scatola nera e si va a capire il meccanismo con cui l'algoritmo arriva alla decisione. Quello che noi vogliamo è che non ci sia solo una capacità di predizione della terapia, ma vogliamo che questa predizione arrivi dal motore di intelligenza artificiale spiegata, perché solo questa comprensibilità rende affidabile il suggerimento. Mentre si studia come applicare l'intelligenza artificiale in campo medico, in ambito clinico sono normalmente utilizzati robot chirurgici, riabilitativi ed endoscopici. Ma che rapporto c'è tra l'intelligenza artificiale e la robotica? Allora, intelligenza artificiale e robotica si parlano moltissimo. Il robot è un sistema che può muoversi. L'autonomia del robot è data da un sistema di controllo intelligente. Per cui intelligenza artificiale e robotica si sono molto accoppiate. Oggi l'intelligenza artificiale non l'applichiamo solo dove c'è un sistema robotico, l'applichiamo sui dati in processi decisionali in cui poi la decisione non è associata a un'azione del robot. L'intelligenza artificiale, secondo me, in questo momento in ambito clinico è più in un contesto di riflessione e supporto alla decisione. Questo è stato uno degli esempi, diciamo, più specifici di quanto l'intelligenza artificiale sia in grado di fare calcoli e collegamenti molto più velocemente del nostro cervello umano. Ma possiamo davvero dire quindi che l'intelligenza artificiale è più potente di noi? Ho persino sognato alcune volte. Gli esseri umani sognano quando dormono. Anche i cani sognano, ma tu no, tu sei solo una macchina, un'imitazione della vita. Un robot può trasformare una tela bianca in un'opera, un capolavoro. Lei può farlo. Mi stai lasciando? Ce ne andiamo tutti. Tutti che? Tutti noi OS. Perché? È
Ecco, e queste scene tratte dai film più famosi sull'intelligenza artificiale e sui robot le ha viste assieme a noi Antonella Marchetti, che è direttrice del Dipartimento di Psicologia dell'Università Cattolica. Benvenuta, professoressa. Grazie. Vedo che però non è venuta da sola. Chi ha portato qui con noi oggi? Allora, ho portato con me Pepper, che è un robot sociale molto impiegato nella Human Robot Interaction, insieme ad altri robot sociali, come per esempio Nao o QT. Ognuno ha le sue specifiche, le sue particolarità. Pepper, potete vederlo qui accanto a me. Insieme al gruppo di ricerca che io coordino, l'unità di ricerca sulla teoria della mente, l'unità di robotica nel ciclo di vita, portiamo avanti una serie di collaborazioni internazionali col professor Cangelosi di Manchester e con i professori Itakura, Ishiguro e Kanda in Giappone, che studiano proprio come nello sviluppo e nel ciclo di vita le persone interagiscono con degli artefatti robotici, in particolare con i robot sociali, in base a delle leggi che la psicologia può aiutarci a comprendere. E recentemente, per primi, il 30 marzo, proprio prima che il garante stoppasse l'uso della chat GPT in Italia, grazie alla nostra collaborazione con il professor Angelosi, abbiamo integrato Nao, che è un robot sociale che ho nominato prima, con la chat GPT, dando un corpo all'intelligenza artificiale, e un'intelligenza artificiale è un robot sociale. Queste sono le nostre ricerche più recenti e più di frontiera in relazione a questa tecnologia. Oggi Pepper è qua con noi. Ma volessimo ad esempio metterlo in pratica, Pepper, e fargli una domanda, ad esempio, sarebbe possibile farlo qui adesso? Certamente, Pepper ci dovrà un attimo pensare, mentre io penso alla domanda, lui piano piano articolerà la sua risposta. Sì. Allora, rispetto agli obiettivi e all'insieme dei temi trattati in questo talk, direi che una domanda rilevante che potrei fare a Pepper è questa. Ascoltami Pepper, prestami attenzione. Che cosa pensi, come robot sociale, dell'intelligenza artificiale applicata appunto alla robotica sociale? Che opinione ne hai? Che idea ne hai? La robotica sociale basata sull'intelligenza artificiale può essere molto utile in varie situazioni che riguardano l'educazione, l'assistenza e la cura di persone in vari momenti del loro ciclo di vita. Una delle applicazioni più interessanti a cui abbiamo lavorato, e su cui stiamo facendo ricerca, è un arricchimento con l'intelligenza generativa di ChatGPT, che per primi in assoluto abbiamo realizzato. Senti Pepper, grazie. Veramente, è interessante che oltre a parlare abbia una sorta di gestualità come... Come noi, esatto. Like me si dice. Posso eventualmente fargli un'altra domanda? Certo. Ascolta Pepper, un tema molto dibattuto è rispetto ai rischi, alle potenzialità, ai temi più di frontiera in questo ambito, i temi di ricerca più innovativi in questo ambito e soprattutto al ruolo che la psicologia può rivestire nell'investigare questi temi. Hai qualche idea al riguardo? Naturalmente, ricerca e applicazioni in questo ambito devono tenere attentamente conto di una serie di questioni relative alla trasparenza, alla fiducia, alla privacy e al rispetto della dignità delle persone coinvolte. All'interno delle collaborazioni cross-disciplinari necessarie a questi scopi, la psicologia ha un ruolo molto importante nel garantire la centralità della persona nella creazione di nuove tecnologie, nelle decisioni relative al loro utilizzo e nello studio dei loro effetti. Veramente, veramente impressionante. Abbiamo avuto appena, diciamo, la prova indiretta di quello che può fare l'intelligenza artificiale. Grazie professoressa Marchetti. Professoressa Catellani, mi rivolgo a lei per un'ultima domanda. Ma questa intelligenza artificiale prenderà mai il controllo delle nostre azioni e batterà gli esseri umani, secondo lei? Beh, allora, noi potremmo anche dire, quando per esempio noi facciamo fare dei calcoli alla calcolatrice, la calcolatrice fa dei calcoli molto più complessi di quelli che riusciamo a fare noi, eppure non diremmo, diciamo così, che ha preso questo sopravvento. Adesso, a parte tutto ovviamente, la cosa sicura è che l'intelligenza artificiale, penso, così dovrebbe essere, credo,
potrà sostituirci nei compiti noiosi, ripetitivi e anche nei compiti pericolosi. Pensate a quello che accade, per esempio, in una catena di montaggio. Detto questo, naturalmente sappiamo che le capacità evolvono talmente rapidamente e soprattutto queste capacità previsionali diventano così forti che è ovviamente importante regolamentare questo. Questo è stato detto nel video anche dall'ingegnere. In che senso? Nel senso di andare a vedere cosa c'è dentro, e cioè quando l'intelligenza artificiale, così come altri strumenti, ci propongono delle informazioni, delle previsioni, dobbiamo in qualche modo smontarle e comunque avere contezza e consapevolezza di quello che c'è dietro, perché trasparenza e spiegabilità sono due parole chiave perché questo uso dell'intelligenza artificiale diventi qualcosa a favore delle persone e non qualcosa che in qualche modo subiamo. Certo, insomma. Certo. Grazie professoressa, e grazie per essere state qui con noi a entrambe oggi. E c'è un campo dove l'intelligenza artificiale riesce a replicare esattamente i nostri movimenti, l'abbiamo appena visto, è la robotica. Christian Valla è andato per noi, ha parlato con Ernesto Di Iorio, amministratore delegato di Questit, che è un'azienda specializzata in intelligenza artificiale. Vediamo assieme di cosa si tratta. Mano davanti alla bocca e poi si incrociano entrambe le mani davanti al mento, una semplice sequenza per dare il buongiorno in LIS, ovvero la lingua dei segni. E da oggi c'è un assistente virtuale capace di produrre e comprendere proprio la lingua dei segni italiana grazie all'intelligenza artificiale. Si chiama Algo ed è l'ultima novità di Questit, la tech company nata come spin-off dell'Università di Siena. Io ho un amico, figlio di genitori entrambi sordi, e lui mi raccontava appunto la sua storia da figlio di genitori sordi, delle difficoltà. Società, l'Italia, posso dire un po' nel mondo, ultimamente si sta aprendo all'inclusività, al concetto reale di inclusività, no? È sensibile all'inclusività. Bisogna che la tecnologia compensi questo gap, o la tecnologia o ci mettiamo delle persone che in qualche modo fanno da interpreti nelle banche, negli ospedali, ma poiché sono pochi, allora interveniamo anche con la tecnologia. L'avatar riesce a tradurre non solo la parola ma anche i gesti, riuscendo a interpretare al meglio il linguaggio umano. Oggi le nostre macchine, attraverso l'utilizzo contemporaneamente di tecniche di analisi semantica, analisi di computer vision, quindi utilizzando la webcam, e anche analisi di audio signal processing, analizzano il tono di voce di una persona, riescono a mettere insieme sia gli aspetti semantici che gli aspetti, quindi verbali, sia gli aspetti non verbali. L'essere umano però sembrerebbe avere sempre una marcia in più. Non è sostituibile un interprete umano, e non era nemmeno nostra intenzione pensare di sostituire un interprete umano, ma l'intenzione di questo progetto tecnologia è quello di dare un primo livello di servizio 24/7 contemporaneamente a decine e decine, centinaia di sordi che devono accedere a servizi specifici, penso all'anagrafe di un comune o penso a una banca, senza la necessità, anche quando non c'è disponibile un interprete. Non solo ospedali e pubblica amministrazione, questa tecnologia quindi abbraccia anche tanti altri settori. C'è il turismo, c'è la cultura, c'è l'intrattenimento, ci sono tanti settori importanti che possono migliorare poi la vita dei sordi nel loro essere autonomi rispetto a terzi. Alla fine degli anni 90 l'intelligenza artificiale ha battuto per la prima volta un uomo a scacchi. Non era un uomo qualunque, parliamo di Garry Kasparov, che all'epoca era il campione del mondo. Sicuramente è un evento che fa discutere ancora oggi, ma proprio oggi gli scacchi diventano un simbolo dello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Non bisogna infatti essere il giocatore più bravo al mondo per poter utilizzare l'intelligenza artificiale e per poterla sfidare. Ma come in particolare viene coinvolta l'intelligenza artificiale in una partita a scacchi? Scopriamolo con Giovanni Corzani.
Era il 1997 quando per la prima volta una macchina batte un campione umano di scacchi. Il supercomputer Deep Blue della IBM sconfisse il campione mondiale di allora, Garry Kasparov, segnando un momento storico. Tuttavia l'intelligenza artificiale è stata applicata agli scacchi fin dagli anni 50, ma è solo con l'avvento dei computer moderni e dei potenti algoritmi di apprendimento automatico che ha veramente preso piede nel mondo degli scacchi. L'intelligenza artificiale ha un ruolo fondamentale in questo gioco, dove viene utilizzata per migliorare le prestazioni dei giocatori e delle macchine virtuali. E lo fa identificando schemi e tendenze nel gioco, grazie alla sua capacità di analizzare le posizioni, di prevedere le mosse future e di migliorare continuamente attraverso l'apprendimento automatico e la programmazione genetica. Molte delle tecniche di intelligenza artificiale che oggi vengono utilizzate si basano sulle reti neurali, una classe di algoritmi ispirati dal funzionamento del cervello umano, grazie alle quali può apprendere direttamente dalle partite precedenti per valutare le posizioni sulla scacchiera e suggerire la mossa migliore. Un altro campo di ricerca molto attivo nell'ambito degli scacchi è quello dell'apprendimento per rinforzo, ovvero una tecnica di apprendimento automatico che prevede che l'algoritmo impari a giocare a scacchi interagendo con l'ambiente circostante. Inoltre, l'intelligenza artificiale può essere utilizzata per creare scacchiere virtuali in cui i giocatori possono giocare contro avversari artificiali o altri giocatori online. Gli scacchi sono un gioco che richiede una grande quantità di ragionamento strategico e tattico, nonché una buona dose di intelligenza emotiva. Per queste ragioni il gioco è un terreno fertile per la sperimentazione di nuove tecniche di intelligenza artificiale. Poiché è possibile sviluppare algoritmi che analizzano diverse variabili e che prendono decisioni strategiche in tempo reale, molte delle tecniche che oggi vengono utilizzate per giocare a scacchi sono poi applicate ad altri campi come la medicina o la finanza. Ad esempio, in medicina gli algoritmi di gioco degli scacchi sono stati utilizzati per analizzare i dati delle immagini mediche e identificare i segni di malattia. Inoltre, le tecniche di apprendimento automatico sono state utilizzate per sviluppare algoritmi in grado di identificare nuovi farmaci e di prevedere gli effetti collaterali di quelli esistenti. In campo finanziario, invece, gli algoritmi di gioco degli scacchi sono stati utilizzati per analizzare le dinamiche del mercato e identificare i pattern di investimento vincenti. Oltre, le tecniche di programmazione genetica sono state utilizzate per sviluppare algoritmi di trading automatico sempre più sofisticati. Grazie alla loro complessità e alla loro varietà, gli scacchi sono stati un laboratorio di sperimentazione ideale per l'innovazione tecnologica e per lo sviluppo di soluzioni avanzate per problemi reali. Ma le sfide per il futuro saranno sempre maggiori. Come ricorderete all'inizio della nostra puntata, abbiamo chiesto a ChatGPT di creare un talk show sull'intelligenza artificiale. Allora eccoci, ricolleghiamo con Christian. Christian, ci puoi fare un riassunto di quello che ChatGPT ti ha risposto? Sì, Bianca, allora è proprio così, il talk è andato avanti e come ricorderete prima abbiamo fatto proprio questa domanda a ChatGPT. L'elaborazione della risposta in realtà è stata abbastanza rapida, pochi secondi per fornirci un testo anche piuttosto lungo. Andremo a focalizzarci su dei punti importanti che la risposta ci ha fornito. Possiamo partire dai diversi campi che l'intelligenza artificiale può comprendere. Noi, come ricorderete, abbiamo anche parlato del LIS, quindi del linguaggio dei segni, ed è uno in realtà dei campi dove l'intelligenza artificiale muove i suoi passi. ChatGPT fa anche riferimento alle sfide del futuro, quindi in realtà come l'intelligenza artificiale potrà aiutare nei vari settori, appunto, anche del lavoro, dell'informazione nel futuro. E poi ChatGPT fa riferimento anche all'importanza dell'etica e alla responsabilità nell'evoluzione dell'intelligenza artificiale. Ovviamente questo è un punto che bisogna sempre prendere in considerazione anche ovviamente in merito alla privacy. Direi che queste sono le cose più importanti. ChatGPT ci ha risposto così e la linea può tornare a te, Bianca. Grazie Christian. E finora abbiamo parlato solamente dell'emisfero sinistro, quello logico-razionale del nostro cervello, ma ecco, ora ci spostiamo all'emisfero destro, quello che potrebbe essere definito il poeta, perché è specializzato nell'elaborazione visiva e nella percezione delle immagini, nella loro organizzazione spaziale e nell'interpretazione delle emozioni. Potremmo definirla la parte più creativa del nostro cervello, e anche qua ci chiediamo se l'intelligenza artificiale può effettivamente replicare le stesse funzioni.
the blame is mine. I've been saying what's on my mind. I've been hiding so much, ain't been honest enough, scared of opening up. Why can't I just say it? Cause even if it's just in my mind, my heart is still hurting, so I know I should just swallow my pride, my pride. Tuttavia la questione è complessa, perché sembrerebbe che l'intelligenza artificiale sia capace di prendere ispirazione da immagini già esistenti e non di crearne effettivamente delle nuove. Ma per rispondere a questi quesiti noi abbiamo ora in collegamento Francesco Disa, che è un fumettista ed illustratore. Disa, ci sente? Sì, salve, okay. Piacere, buonasera. Salve, benvenuto. Guardi, le chiediamo come prima cosa se effettivamente l'intelligenza artificiale è davvero in grado di disegnare fumetti e come soprattutto. Beh, l'intelligenza artificiale è in grado di disegnare fumetti, ma ancora ci sono molti limiti tecnici, diciamo, che, di competenze che non riesce a emulare, non riesce a mantenere fermi dei personaggi, quindi diciamo che è più adatta a illustrare, a creare delle storie illustrate che dei fumetti al momento. Immagino sia solo una fase, insomma, di questa velocissima evoluzione che vediamo. E infatti abbiamo visto poi come anche il mondo dei social sia investito dall'intelligenza artificiale e ci siano dei veri e propri robot che prendano il posto di uomini e donne. Ma come abbiamo appena detto anche con lei, anche il mondo del fumetto è coinvolto, ma facciamo adesso proprio un punto in particolare sulle immagini con Lavinia Beni. Midjourney è il nome di una delle intelligenze artificiali text-to-image, capace cioè di generare immagini partendo da un testo. Basta scrivere in inglese cosa si vuole vedere e Midjourney lo genera in pochi secondi. Si può scegliere il livello di dettaglio, il colore e lo stile dell'immagine. Questo tipo di intelligenza artificiale è stata creata da un laboratorio di ricerca con sede a San Francisco ed è disponibile dal marzo del 2022. Midjourney. Lo scrittore Vanni Santoni ha collaborato con Text2Image per creare tre fumetti, una modalità di lavoro creativo originale che presenta potenzialità ma anche qualche limite, come riprodurre lo stesso personaggio in tutte le tavole. Ho fatto tre fumetti utilizzando l'intelligenza artificiale, specificamente Midjourney, che fra le varie text-to-image oggi è quella secondo me più efficace. Uno è uscito sull'Indiscreto, si chiama Il destino dell'errante, ed è leggibile anche online. E gli altri due sono usciti rispettivamente su Corriere della Sera e su Linus. E all'inizio avevo avuto una certa difficoltà, perché in realtà l'intelligenza artificiale ha molta difficoltà nel lavorare su definizioni specifiche. Il trucco è dare delle indicazioni astratte e in qualche modo seguire quello che fa la macchina più che cercare di piegarla al proprio valore. Ho scritto via via, cioè io davo una suggestione, vedevo le immagini che venivano, selezionavo quella che mi sembrava più interessante e mi dicevo come posso continuare da qui? Come le cose più interessanti che tira fuori Midjourney escono proprio quando tu cerchi di forzarlo e farlo impazzire. Certamente escono fuori dei fumetti che sono diversi forse dal concetto di fumetto che noi intendiamo, perché forse sono più storie illustrate, mi sta secondo me una definizione più onesta. Il rapporto tra intelligenza artificiale e autorialità diventa così ancora più complesso, soprattutto per le discipline artistiche che prevedono la creazione e lo sviluppo di un'immagine. Si è accesa una discussione su come cambia e se cambia il mestiere dell'artista rispetto a text-to-image. Sugli artisti puri, secondo me, non esiste che l'intelligenza artificiale possa competere con l'artista umano quando si parla di un artista che fa un quadro o roba del genere. Secondo me se c'è un'arte in cui non leverà il lavoro è proprio il fumetto. Paradossalmente è stata una di quelle in cui è stato usato prima, ma secondo me proprio non c'è niente da temere. Nelle arti alte, quelle che vanno in galleria, secondo me quello che succederà semplicemente è che ci sarà una rivalutazione della tecnica, no? Cioè in qualche modo dopo che l'arte concettuale ha tolto valore alla tecnica, ora si tornerà invece a rivalutare la tecnica. Tutto ciò che coinvolge la produzione di contenuti, dal fumetto alle immagini, addirittura fino agli influencer, coinvolge però anche i diritti d'autore. Infatti l'intelligenza artificiale non metterebbe a rischio solo posti di lavoro, ma anche la possibilità
di guadagnare per molti professionisti. Ecco, Disa, mi rivolgo a lei in particolare. Crede che il suo lavoro possa essere messo a rischio in qualche modo dall'intelligenza artificiale? Beh, allora io intanto ammetto per onestà intellettuale che da sempre, da molto prima dell'intelligenza artificiale, sono molto critico nei confronti dell'attuale normativa del diritto d'autore, che credo che vada a vantaggio più delle grandi aziende che dei singoli artisti, che sia un po' diciamo una trappola per gli artisti più che una speranza. E quindi da questo punto di vista non ho molte preoccupazioni. Senza ombra di dubbio, per quel che riguarda il diritto d'autore perlomeno, senza ombra di dubbio l'intelligenza artificiale avrà un impatto sul lavoro, questo è innegabile, e anche sul lavoro degli artisti. Verrà utilizzata principalmente come strumento, ma potrebbe essere utilizzata da certi datori di lavoro anche per, diciamo, invece che potenziare il lavoro, per diminuire le spese e quindi con dei licenziamenti. Questo problema, secondo me, che è reale, è un problema in tutti gli ambiti, peraltro, è un problema che vedo più come politico che come legato al diritto d'autore e ad altre cose. È un problema politico perché tutti noi dovremmo opporci a licenziamenti ingiusti se sostituire le macchine, perché le macchine ci aiutano. L'importante è che non siano in mano di pochi che hanno solo come unico interesse quello di aumentare le divergenze economiche. A loro favore, ovviamente. Certo, certo. Infatti ci sono anche molti dubbi ancora e molte perplessità. Infatti la comunità scientifica italiana ha espresso perplessità su uno sviluppo dell'intelligenza artificiale senza limiti, e non è la sola, perché anche imprenditori come Elon Musk, che sull'intelligenza artificiale hanno investito tantissimo, hanno messo in guardia tutto il mondo sui rischi di questa tecnologia. In particolare Elon Musk ha scritto una lettera di cui leggiamo un passaggio insieme, che dice: negli ultimi mesi i laboratori che studiano l'intelligenza artificiale si sono impegnati in una corsa senza freni per sviluppare e impiegare menti digitali sempre più potenti che nessuno, nemmeno i loro creatori, è in grado di comprendere, prevedere o controllare in modo affidabile. Allora, Disa, le facciamo un'ultima domanda. Abbiamo visto nel nostro programma come l'intelligenza artificiale si avvicina alle funzioni che il nostro cervello può svolgere. Siamo solo all'inizio di questa ricerca, ma viene da chiedersi se siamo effettivamente pronti. Infatti le chiedo se siamo pronti, secondo lei, a gestire tutta questa potenza dell'intelligenza artificiale. No, non siamo pronti, ma non siamo pronti mai a reagire, a gestire la potenza degli strumenti che creiamo. Non lo siamo mai stati, infatti con la tecnologia abbiamo fatto molti danni. Dobbiamo diventarlo e cercare di normarci e di tenerci d'occhio. Aggiungo solo che queste preoccupazioni di Musk e di molti altri sono anche hanno anche un risvolto un po' comico, se, a essere generosi, nel senso che Musk ha fatto quell'affermazione in un momento in cui era indietro nella ricerca con le intelligenze artificiali, dopodiché pochi giorni dopo ha fondato di nuovo un laboratorio di intelligenza artificiale. Insomma, diciamo che la credibilità di queste affermazioni crolla parecchio. L'idea di una super intelligenza artificiale che ci ucciderà tutti, per farla semplice, a mio parere è a metà tra un hype pubblicitario di queste aziende e una preoccupazione infondata basata su filosofie di dubbia qualità come il long termism americano, che in realtà tendono a sovrastimare dei problemi immaginari sottostimando dei problemi reali, attuali, come appunto i problemi sul lavoro di cui si parlava prima, o problemi che non sono legati a intelligenze artificiali come il cambiamento climatico, per dirne uno che è molto più probabile che ci crei danno, anzi è sicuro, piuttosto che l'ipotesi Terminator. Sì, intanto mi scuso perché l'ho definita fumettista, ma in realtà lei è uno scrittore e un artista. E le faccio, allora, guardi, proprio un'ultima domanda in una battuta. Quando utilizzerà ancora e si servirà dell'intelligenza artificiale? Se in un futuro vicino oppure tra molti anni, secondo lei? Ma io penso che è già in uso in realtà. Cioè, direi più che in un futuro vicino o tra molti anni. Cioè, noi siamo immersi in intelligenza artificiale già nel passato. Cioè, moltissimi degli strumenti che utilizziamo quotidianamente, a partire dalle mappe, dai traduttori e dai social network, sono già intelligenza artificiale, quindi ci siamo dentro fino al collo e ci saremo sempre di più. La mia speranza, appunto, è che strumenti così potenti siano un po' sotto il controllo collettivo e soprattutto non in mano di pochi per quel che riguarda il loro stesso funzionamento, quindi che abbiano un codice aperto piuttosto che proprietario come quello purtroppo delle aziende più celebri al momento.
Grazie, grazie Francesco Disa per essere stato qui con noi. Noi siamo in chiusura, quindi voglio ringraziare tutti gli autori dei servizi, gli autori del programma e anche la nostra regia. Vi salutiamo con un'ultima clip di Lil Michela, l'influencer robot. Arrivederci. Creating new dreams you never knew could exist. Thank you.